inspiegabile taglio e olio, in una divertentissima vicenda, un altro bel pasticcio. Fotografia di Jack Stevens. Registrazioni di Elmer Regu. Edizione di Richard Carlo. Dialoghi di B.M. Walker. E regia di James Parrott. Buon divertimento. Dunque ricordati che io affido tutto a te e bada di affittare la casa a gente per bene, a persone di fiducia. Sì, signore. Bene, allora arrivederci. Arrivederci, signore. E ricorda di dir loro che... Grazie a Dio te ne è andato. Poveri africani. Che succede? Sì, Kelly! Hai visto due vagabondi scappare qui? Certo, due sono entrati là, perché? Avevano preso il parco per un albergo. Pensa, avevano unito perfino due panchine per farne un letto matrimoniale. Ma no! Già, e quando ho detto di sgombrare, il più piccolo ha salutato e ha detto, sì signora, è questo che mi ha infastidito. Usciamo di qui. Bene, ecco un altro bel pasticcio in cui mi hai cacciato. Signora. Su, andiamo in ricognizione. Possiamo partire tranquilli e lasciare la casa senza nessuno fino a lunedì. Ma certo, il colonnello non torna almeno per 6 mesi. E che differenza c'è se affittiamo la casa fra 8 giorni? È sempre lo stesso. Va bene, va bene. Ah, tu trovi sempre di tanto. Oh, non sei mai contento. Thank you.
miscela della finestra. Stai attento. Perfetta. Mi ricordo il vecchio Oxford. È quel che ci vuole. Trovando le guardie? Chi è questo colonnello? Che tipo è? Non ne ho la minima idea. Non ho mai avuto l'onore. Speriamo che sia stiti la casa. Vogliono affittare le case. Ci facciamo? Noi? Usa un po' su ciò, bello. Mettiti da maggiordomo e di che il colonnello non c'è. Semplice. E se poi lo... E non discutere. Aspetta, Leopoldo, mi pare che venga qualcuno. È la casa del colonnello Pettet? Sì, signore. Mi dicono che sia da affittare. Ah, sì? Io dico sì, certo. Ma certo! Sono l'arco, Leopoldo, bene. Il mio biglietto. Ehi! Ehi! Il colonnello non c'è! Dove? Volete il colonnello? No! Il bacianto! Colonnello! Ehi, Olio! Colonnello! Un momento. Colonnello! Che c'è, Ive? C'è lo football! Vuole una camera! Oh, no, no, giovinotto, Bembel, Bembel! No, Leopoldo Bembel. E voglio affittare tutta la casa. Belli e come dare. Che te l'ho servito. Senta, buongiorno. Ho il piacere di parlare al colonnello Wilberforce Beckett? Null'altro. Colonnello Beckett, ai vostri ordini. Io sono Lord Bembel. Onoretto. Mia moglie. Omaggi. Mia moglie e io torniamo dalla luna di miele.
Gli alberghi sono pieni e la mia cara piccola moglie pensate di affittare una casa. Mi capisce? Già, già, già. Così noi vorremmo entrarci immediatamente. Niente altro mi sarebbe più gradita. Oltre al maggiordomo c'è anche una cameriera? Oh, già, già, già. Vorrei vedere la cameriera, prego. Un istante. Oh, Yvette, vecchia mode Elsa. Chi? Chiama Elsa. Oh, Elsa! Solo se un momento. Poche hai detto che il colonnello è in casa? Ma io non lo so. Tu mi hai messo in questo impiccio, devi levarmici tu. Ma che colpa ne ho? Mettiti da cameriere, altrimenti io... Io non mi metto da cameriere. Che bel pianoforte. È proprio bello, Piove. Suonate, colonnello? Sì e no. Oh, fateci sentire qualcosa. Sentirò. Sala da biliardo? Oh, ma Giotto! Ah, vorrei vederla. Ma Giotto, mi? Se volete seguirmi? Perdonami, cara. Fa pure, tesoro. Elsa verrà giù subito. Grazie, comandante. Di qui. Ecco, sopra. Da queste foto. Ecco signore, questo è un antico castle vuoto. Oh. Che cosa rappresenta quest'opera? Di fiche alle fonte. Ah, la sala da biliardo? Già, il biliardo. Questo è un ricordo di famiglia. Qui c'è un paesaggio interessante. È una gondola nel canale di Panama. Ah. A Venezia. Oh. Andiamo al biliardo. Andiamo al biliardo. Ti scordo. Ci saremo in un momento. Elsa, ecco il tuo nuovo padrone, Lord Ping Pong. Lord Bumble, 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 prego. Ti scordo, esatto. Mia cara, ma siete parenti di maggiordomo? Oh, sì, 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 sono gemelli. Uno è nato a Detroit e l'altro a Miami. Non vi capisco bene. È naturale, neanche lodo. Ma è strano. Elsa, puoi andare. Sì, signore. Elsa, andate da mia moglie e fate i miei omaggi. Sì, signore. Prendiamo il figliolo. Thank you.
sei Elsa? Sì, madame. Ma che somiglianza fra te e il maggiordomo. Sì, madame. Vedete, sono due gemelli. Interessante. Ora mi dirai tutto quello che riguarda la casa. Sì, madame. E tu, Elsa, da quanto tempo sei qui? Da circa mezz'ora. Oh, stupida. Sono un po' confusa. Ci sto da mezz'anno. O meglio, tre mesi. Quanti letti ci sono? Non ho ancora visto. Non hai ancora visto? Oh, scusate, sono ancora confusa. Io mi sono sciocca. Dei letti ci devono essere dei letti. Penso una casa senza letti. Oh, sarei sciocca. Oh, lasciatemi pensare. C'è quello mio e del padrone è mio, sono questo. E poi c'è il sofà dell'ingresso. E dopo di quello... No, 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 no. Quello del signore è il tuo. Sono due. Oh sì, che sciocca, sì, due. Poi la culla del bambino. Il bambino? Sì, madame. Non sapevo che il colonnello fosse sposato. Oh, no, niente. Ma è in caso di accidente. Accidente? No, credevate. Questa è bella, la tiene in caso di accidente alle cameriere della casa, come un letto di ospedale. Che generosità. Che è vero? Oh, poveri noi. Dimmi, Elsa, quante cameriere hai il colonnello? Oh, io non so i suoi affari privati. Affari privati? Le domestiche? Non sono affari privati. Oh, alcune sì. Vedete, io sono la sola rimasta ora, le altre sono partite. Non hanno resistito. Elsa, vorresti restare con noi? Eh? Oh, dimmi di sì, resta con noi. Sarai di conforto per me. Il mio marito è quasi sempre via. Oh, di che rimani. Una cacchione. Nel piano trova, finalmente l'ho trovato, signor Bembel. Bembel, Bembel, caro amico, Bembel, accento sul ben, leggete. Bembel, Bembel, Bembel. Sono desolato. Ma dove ho messo mai quel biliardo? Oh, non fa niente, amico mio. Tanto io non so giocare. Leopoldo, caro? Leopoldo? Sei soddisfatta, tesoro? Oh, certamente, mio caro. E che bella notizia ho per te. E col permesso del colonnello, Elsa ha consentito a restare con noi. Oh, niente di più gradito. E con me da quando ero fanciullo. Cioè, fanciulla. Ora, cara, vuoi tornare alla stazione per i bagagli? Mentre io sistemo gli affari col vecchio amico. Perfettamente. Vieni, Elsa, accompagnami. Sì, madame. Sei così cara. Oh, Elsa, vuoi chiamarmi Taxi? Eh? Chiamami Taxi! Taxi! Col telefono! Siamo d'accordo che possiamo entrare subito? Oh, certamente! Serve appunto partendo. Ho i minuti contati. Perfetto. Quanto sarà il l'affitto? $20 al mese, troppo. $20 al mese? Sì. Ma come dire niente, colonnello? Posso dire che l'ho avuto a fare niente anch'io. Oh, che bell'auto. La vendete? Si potete combinare. A proposito, colonnello, avete cavalli? Peccato. Li ho spediti tutti nella mia fattoria del Kentucky. Kentucky? Di che parte del centro che siete, colonnello? Oh, mamma mia,
mia vecchia mamma. Credevo che America fosse in Wisconsin. Per il salario di essa? Oh, non ci pensate. È pagata a po' tutto il mese. Essa? Chiama Ives. Eh? Chiama Ives. Oh, Ives! Scusatemi un momento. Ives per essere vita. Sigaretta? Grazie. E voi non ne prendete? Ora, caro bombolo, credo che sia tutto a posto. Mi pare, colonnello. Ora vedo quanto fa e vi do un assegno. Molto benone, molto benone. 2, 3, 12, 8, 1, 2, 3. Ah, eccoti, Ives. Qual è il tuo salario? Oh, scusate solo un momento. Oh, Ives, qual è il tuo giorno di libertà? Martedì. Martedì. Martedì è oggi. Va bene, resti il martedì. Puoi uscire se vuoi. O intanto scendo di Elsa che voglio vederla. Di Elsa che vuole vederla. Io non voglio. Colonnello, è piacevole trattare in affari con voi. Così mi dice sempre Rothschild quando tratta con lui. Un momento, ho scordato l'arco e le frecce. Oh, Elsa! Questo è il taxi. Prendi il mio cappello e cappello e vai alla porta. Ma perché mi hai preso? Arrivederci, signore. Buon viaggio, colonnello. E grazie. Grazie. Cos'è questo? Vuol vedere il colonnello Becker? Questo mi farebbe felicissimo. Colonnello Becker? Oh, scusate. Un momento, colonnello, la segno. Oh, va bene, speditemelo nel Sudafrica. Ciò che è di me. Voi sareste il colonnello Becker? Foto vivi. L'ultimo Becker dei Kentucky. E io? Chi sarei io? Non me lo dite, lo indovino. Oh, un momento. Cacciato, dove ho visto quella faccia? Oh, vediamo, vediamo. Oh, voi... No, 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 quella no. Aspetta, lui... No, 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 no. Provedo, ci sono, aspettate ancora un secondo. Olio, ascolta! Aspetta, lascialo, troverò da solo in un momento. Dunque, vediamo. Ora sì che lo so, il colonnello Becker. Esattamente. Polizia, aiuto, al ladro, polizia. Oh, scusate, vieni Elsa. Sì, signore. Chi siete voi? Volete il colonnello Becker? È di là. E io chi sarei? Non ho la minima idea. Qui è casa mia, fuori! Chi è il signore? Aiuto! Aiuto! Che succede qui? Ci sono dei ladri in casa, sono di là! Dai, pronti, ragazzi! Bisogna muovere, forza! Andiamo! Ah.